Domenica andrà in scena l'ultima giornata del campionato di eccellenza. Già tutto deciso, in testa la classifica, dove la capolista audace Cerignola ha festeggiato la promozione in Serie D, vincendo con un roboante 6 a 1 nello scontro al vertice con il Bitonto. La squadra dauna nell'ultimo turno sarà di scena sul campo della vetrana per una sfida che conterà solo per le statistiche. Per quel che riguarda la griglia playoff, il Bitonto ha conquistato l'accesso diretto alla finale, mentre team Altamura e Casarano si affronteranno in semifinale sul campo della squadra murgiana. Nulla da fare per il Barletta 1922, quinto in gradatoria ma lontano 24 punti dalla seconda piazza e quindi fuori dagli spareggi. Promozione. La squadra di Pizzulli chiuderà la stagione sul campo anto già retrocesso, ma la testa è rivolta soprattutto alla situazione societaria dopo le dimissioni in blocco della proprietà, un futuro che sembra sempre più a rischio. Situazione abbastanza delineata anche in zona play-out, dove il Novoli, Gallipoli e Vigortrani, già condannati agli spareggi per non retrocedere, si giocano la miglior posizione. Il Novoli si recherà sul campo del Molfetta, già certo della penultima posizione. Il Gallipoli ospiterà l'Unione calcio Bisceglie già salvo, mentre la Vigortrani ospiterà il Comunale l'Atletico Vieste. Molto basse le possibilità della formazione tranese di poter migliorare la terz'ultima piazza dopo la sconfitta subita a Galatina e l'esonero di Giacomo Pettinicchio. Fumai il compito di chiudere nel migliore dei modi la regular season per poi concentrarsi sulla gara play-out che indicherà il destino del club bianco-azzurro.